Buongiorno a tutti, sono la Iana94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la Period Session con una seconda stagione, esatto, una serie di cui ho già parlato e che è anche un waiting for, e questa volta parleremo della seconda stagione. Forse ce ne sarà una terza, non disperiamo perché i risultati sono stati buoni, e per il momento parliamo della seconda. Mi riferisco a The Serpent Queen, che dopo 2 anni è tornata su Stars. Purtroppo in italiano non si trova, o meglio, io non l'ho trovata perché l'ho vista con dei sistemi miei, però non dubito che prima o poi verrà doppiata. Diciamo che non si trova più in contemporanea con i Stati Uniti, ma qualcosa si trova. Allora. L'avevamo lasciata all'incoronazione del suo secondogenito, apparentemente vincitrice, e dopo aver messo da parte entrambe le fazioni di corte. E la ritroviamo così, vincitrice, a capo del Consiglio Reale, mentre lascia che i Guisa e i Borbone si saltino alla gola. Ma Caterina ha trascurato un dettaglio, ossia i suoi figli sono cresciuti, vogliono dire la loro e non solo, diciamo, nelle faccende private, e il protestantesimo sta guadagnando terreno. Come se non bastasse, quella maledetta zitella di Elisabetta Tudor non vuole né sposarsi, eppure lei 2 partiti gli ha proposto e lei niente. E in tutto questo nasce l'asso di un giovane ragazzo, un po' campagnolo all'apparenza, stupido, ma che si rivelerà molto molto intelligente. Allora, questa è la trama in breve. Tornano tutti, più qualche nuova aggiunta, perché c'è un time jump di 12 anni. Infatti, questa seconda stagione si apre nel 1572 e uno dei grandi aspetti negativi della stagione, lo diciamo subito, è l'aver voluto concentrare tutto in appena un anno. Quindi tutti gli avvenimenti accaduti tra il 1560 e il 1572 vengono concentrati in un anno, ossia, facciamo un po' di spoiler, il matrimonio di Elisabetta, il matrimonio di Carlo, il Grand Tour del 63, il massacro di Vassy, le guerre di religioni, i tentativi di Caterina, le ingerenze di Firenze in parte, le ingerenze della Spagna, l'introduzione dell'Inghilterra come quinta colonna, insomma, tutto viene compresso in 8 puntate. Ed è vero che nel 1572 per la monarchia francese e per la Francia è stato un anno molto pieno, ricordiamolo, è l'anno del massacro di San Bartolomeo, evento con cui meritatamente si chiude la stagione, però si poteva, diciamo, un po' dilatare questi eventi, anche perché sembra un po' improbabile che avvenga tutto in appena 8 mesi, che so, cominciare dal 1570 e poi andare in progressione, o quantomeno ogni puntata equivale a un anno, così è andato troppo veloce. Gli aspetti positivi sono tantissimi in questa serie. Allora, tanto per cominciare, il tono ironico, ma allo stesso tempo consapevole, è rimasto. Ossia, noi vediamo gli episodi realmente avvenuti ben mostrati, ben rappresentati. Certo, ci si arriva in maniera diversa. Tanto per dire, Caterina decide di far costruire il palazzo delle Tuileries, oggi distrutto, classico mondo di Parigi, per unificare la Francia, ossia se tutti mettono una loro parte, quando il palazzo sarà finito, sarà il loro palazzo. Non tanto, in realtà Caterina lo fece costruire per sé e con i propri soldi, però l'idea è buona e il progetto che viene presentato e che vediamo è lo stesso che effettivamente poi fu utilizzato per le Tuileries, compresa la galleria
che portava, che lo collegava al Louvre e che avrebbe salvato, secoli dopo, Eugenia de Montijo dal prevedibile linciaggio. Quindi quella parte, sì, fatta bene, cambiano le circostanze e funziona. Il Grand Tour anche è fatto bene, ci mostra la devozione che il popolo aveva per il re, non tanto per Carlo IX in quanto Carlo IX, ma in quanto Carlo IX re di Francia. È un po' complicato di spiegare in un'epoca molto repubblicana e molto materialista e razionale, ma all'epoca questa fascinazione per le figure reali era potentissima e riguardava in particolar modo il popolino che chiedeva solo di poter vedere il re. E qui si inserisce appunto il famoso Grand Tour di Caterina, che fu un successo perché permise a tutta la Francia di poter vedere il proprio re. Ovviamente, inutile a dirlo, 100 anni dopo Luigi XIV avrebbe dimenticato questa lezione e chiudendo la sua famiglia e la sua aristocrazia a Versailles avrebbe posto i semi della rivoluzione francese. Bene, diciamo anche che il matrimonio di Elisabetta avviene e ricordiamo Elisabetta di Valois sposò Filippo II, di cui fu la terza moglie, gli diede 2 figlie e morì giovanissima di parto nel tentativo di dargli il suo aspirato erede maschio. Allora, Elisabetta la vediamo, ma il matrimonio avviene molto dopo. Si sposò giovanissima e per anni il marito non volle toccarla per non comprometterne la salute. Qui invece la vediamo già giovane donna e vediamo anche Filippo e non c'è l'age gap su cui io puntavo. Perché ricordiamolo, lui era del 27, 1527, lei era del 1548, c'erano 20 anni di differenza, qui invece sembrano coetanei, lo capisco. La storyline riguardante il matrimonio di Elisabetta è più una scusa per riportare sulla scena Rupert Everett, che interpreta di nuovo Carlo V, e ci sta. Carlo V effettivamente andò in Francia, o meglio, transitò per la Francia nel 1541, quindi sì, volendo lo si può inserire. Anche la faccenda dell'abdicazione è stata spostata di morte perché nel 1572 Carlo V abdicò nel 54 e morì nel 55, quindi l'hanno anche lui un po' dilatato nel tempo. Non so dire se sia stata una buona idea, francamente, però Rupert Everett è sempre un grande attore. Ovviamente Samantha Morton ha giganteggiato tra tutti perché uno è il ruolo che le è stato costruito sopra e due perché è una grandissima attrice, diciamolo. In effetti è un po' strano che sia diventata la suocera di se stessa. Ma comunque passiamo alle altre due regine, perché sì, al di là di quanto ci hanno mostrato i promo, in questa stagione e in una scena abbiamo ben 3 regine nella stessa stanza, ossia Jeanne d'Albret, regina di Navarra, di cui vi ho già parlato, e che qui incarna l'anima più dura e rigida del protestantesimo, o meglio quell'anima sì, dura, rigida, ma che comunque appartiene all'elite, all'aristocrazia. Per quanto Jeanne predichi, diciamo, di rigore, moralità e uniformità, probabilmente se le avessero chiesto di rinunciare alla sua corona per uniformarsi alla massa, avrebbe risposto picche. Qui non lo vediamo, ma capiamo che è protestante finché le conviene, perché sia lei che il marito, che il cognato, pur essendo molto diversi, hanno un unico scopo, quello di sempre, quello un po' alla Gargamella, mettiamola così. Ossia spodestare i corrotti e papisti Valois per subentrare loro, il che tecnicamente è poi quello che è accaduto. Ricordiamo che Enrico IV salì al trono perché era cugino di nono grado di Enrico III, in quanto anche lui discendeva da San Luigi tramite Roberto di
Clermont, quindi la parentela c'era. Non contava quella di Jeanne d'Albret, che era figlia della sorella di Francesco I, contava quella del padre Antonio, che qui rivediamo assieme al fratello Luigi, il quale Luigi è stato probabilmente fuso con la figura di suo figlio Enrico di Condé. Non che non funzionino entrambi, però questa faccenda un po' toglie, perché sebbene entrambi siano dei grandi personaggi, anche usati bene per Comic Relief assieme a Jeanne, si sente la mancanza di una nuova generazione. È vero, Antonio di Borbone morì nel 63, suo fratello morì nel 67, entrambi in battaglia. E quindi, a parte far arrivare Enrico IV, avrebbero dovuto essere un nuovo personaggio. E è un po' complicato con una serie TV fare queste cose così all'improvviso. Quindi li hanno tenuti entrambi e appunto hanno fuso Luigi di Condé con suo figlio. Speriamo che gli tengano anche una certa storyline che potrebbe essere meravigliosa. In quanto a Enrico di Borbone, principe del Berne, poi re di Navarra e infine re di Francia, sentiamo dire che il giovane August Imre lo interpreta meravigliosamente, anche perché è dotato di quella capacità di osservare e analizzare in silenzio che sembra fosse tipica del bernese. Ossia, nel primo episodio, suo padre dice he's an idiot, a clinical idiot, come a dire che non si fida di lui, della moglie e che non ha alcuna fiducia nel figlio. Poi, più si va avanti nella serie, più vediamo come Antoine e lui cominciano a capire che forse questo ragazzo non solo è intelligente, ma anche perspicace, intrigante e può dare le piste a tutti, al punto che nell'ultima puntata, quando Enrico dice al padre, guarda, a me non mi importa, io mi sposo, entro nella famiglia reale, sono al sicuro, tu fai quello che vuoi perché ormai per te è finita, Antonio lo guarda, si guarda internamente e dice, my son is a psychopath, il che vuol dire che lui ha compreso quanto la mente di suo figlio sia stata politica, intrigante, soprattutto di come si è riuscita a ingannare tutti. Ha ingannato lui, ha ingannato Jeanne che per anni non ha solo aspettato nulla, ha ingannato i protestanti, ha ingannato la profetessa Edith, per me la parte più debole di tutta la stagione. E anche questo che gli consentirà poi di sopravvivere. E ora, tornando alla terza regina, che è la più importante a livello di media, è lei, Elisabetta Tudor, interpretata meravigliosamente da Minnie Driver, con degli abiti che per estetica sono l'esatto opposto di quello delle altre due. Se Caterina è sempre avvolta in nero, sempre un nero molto elegante, con pizzi, gioielli, via dicendo, e quello di Jeanne è molto più monacale, Elisabetta invece veste multicolor, rosso e bianco che ricorda molto la regina dei cuori di Tim Burton a memoria, arancione, blu, tutti colori accesi e vivaci che si sposano molto bene con i suoi capelli, perché questa volta ci hanno dato canonicamente Elisabetta Tudor rossa. Sembra strano, ma è una cosa che negli ultimi anni sta accadendo sempre più spesso. Molti l'hanno fatta bionda, qualcuno l'ha fatta castana. No, Elisabetta Tudor, come il padre Enrico VIII e come la nipote Mary Stuart, era rossa. E qui la vediamo at his finest, mentre cerca e non cerca un marito, allaccia alleanze diplomatiche e difensive tramite il fedele ambasciatore Throckmorton, personaggio reale, e si reca in Francia per studiare il pretendente. Allora, Elisabetta Tudor non lasciò mai l'Inghilterra, non andò nemmeno in Irlanda, e probabilmente sopra Greenwich, Oxford, non sapeva cosa ci fosse, probabile. Quindi questo viaggio è palesemente romanzato ed è una scusa per far incontrare le tre regine.
sebbene Jeanne sia già andata in Inghilterra per un colloquio privato. E anche questo è falso perché Jeanne dal Bre, tranne andare in Francia, non si muoveva dal suo reame, quindi è romanzato. Però è vero che Caterina de' Medici tentò di riproporre tutti e tre i suoi figli come possibili mariti per Elisabetta. Prima propose Carlo IX nel tentativo di unificare Inghilterra e Francia. Le fu risposto picche. Poi propose Enrico d'Angiò, poi Enrico III, e le fu risposto picche, sebbene qualcosa si cominciò a fare. Poi ci fu l'ultimo, Francesco d'Alençon. E non andò molto bene, andò meglio degli altri due tentativi, ma non andò bene, perché Alençon si recò in Inghilterra, accadde qualcosa con Elisabetta, ma terminò qui, non ci fu mai un fidanzamento effettivo. Ci furono finanziamenti militari, questo sì, ma non oltre. E a quel proposito è interessante che nella serie sia Francesco d'Alençon che Enrico d'Angiò abbiano i loro nomi originali, perché Enrico III era nato col nome di Edoardo Alessandro. Poi, con il battesimo definitivo a 7 anni, avrebbe assunto il nome di Enrico, mentre il fratello era nato come Hercule d'Alençon, e anche lui col battesimo definitivo avrebbe assunto il nome François, perché suonava un po' meglio. Quindi il fatto che ci si riferisca ad Alençon come Hercule, Ercole, è un fatto interessante, e vuol dire che comunque gli sceneggiatori la storia la conoscono. Certo, grande spoiler! Lo fanno morire prima dei fratelli, molto prima, quando in realtà Francesco d'Alençon morì nel 1684, non di morte violenta, bensì di tubercolosi. Sì, di tubercolosi, qui fine spoiler. Tra l'altro rivediamo la tubercolosi per quanto concerne Carlo IX, il che è vero, morì a 25 anni di tubercolosi, poverino, qui non lo vediamo tutto, ma intuiamo che la malattia stia progredendo, perché il clima di Parigi non era uno dei migliori, il clima della Loira non fu mai sufficiente, quindi era scontato. Per tornare, quindi Elisabetta funziona, i suoi scambi di battute con Caterina sono fenomenali, proprio un botta e risposta dinamica tra le due regine, e vediamo anche come Elisabetta abbia gabbato tutti, geniale. Ricordiamo che è passata alla storia come la regina vergine, quindi non si è mai sposata, anche se oggi come oggi si pensa che sarebbe più adeguato chiamarla Elisabetta la regina single, visto che abbiamo un sacco di amanti, ma sorvoliamo. Dall'altro è con lei che si innesca e si parla approfonditamente della queerness di Enrico d'Angiò, interpretato meravigliosamente da Stanley Morgan. Ho detto queerness e non bisessualità, perché Enrico d'Angiò, poi Enrico III, è sempre stato un personaggio difficile da inquadrare. Ho fatto anche un video su di lui e su suo mignonno. Era un bisessuale, questo è sicuro, più attratto dagli uomini che dalle donne, sebbene avesse avuto una lunga relazione romantica con Maria De Clèves, principessa di Condé, esatto, la moglie di Enrico, una sorella che mi aspetto e pretendo nella terza stagione, e sia stato realmente innamorato di sua moglie Louise de Valmont, probabilmente l'unica regina francese sposata per amore, esatto. Il re più gay di Francia ha sposato una donna per amore, quindi bisessuale. Amante dei travestimenti, e questo lo vediamo perché era un uomo che adorava travestirsi, adorava gli abiti da donna. Si diceva che lui e la sorella Margot si divertissero a travestirsi. Organizzò diversi balli in drag, compreso uno molto famoso nell'87, in cui gli uomini in gonne e le donne in pantaloni, tutti in verde, venne detto il ballo dei folli, perché il verde era il colore della follia, un po', diciamo, non era un ballo normale, venne detto così.
Però fu un successo questo ballo, sì. Lo voglio nella terza stagione, assolutamente. Quindi un uomo molto epicureo, molto debosciato ma con garbo. Sempre circondato da questi mignons, ragazzi giovanissimi, fedelissimi e che imitavano il loro padrone, quindi erano anche loro molto effeminati, molto delicati e con quell'epoca si mormorava che si prendesse piaceri equivoci. Sì, si sapeva. Quello che però strideva e che ha lasciato perplessi gli storici francesi e soprattutto americani era che questo adorabile gaudente fosse anche un devotissimo cattolico. Enrico III adorava ogni manifestazione esterna del cattolicesimo. Sembra assurdo, però adorava le messe, adorava le processioni, i reliquiari, visitò gran parte dei monasteri della Francia. Con tutti i suoi gentiluomini, i suoi mignons che puntualmente si vestivano da frati, aveva organizzato persino un ordine monastico. Sì, poi dopo si vestiva da donna, dicevano che consumasse oppio, portava l'orecchino, però era anche un devoto cattolico. La cosa sorprese molti. In gioventù però ebbe uno sbandamento per il protestantesimo, questo è vero, e ci viene mostrato nella serie. Non è mostrato molto bene perché quella parte di storyline viene affidata a un altro personaggio su cui ha un maggiore impatto, ma comunque ce lo mostrano bene. Non mi è piaciuto come hanno tratteggiato Elisabetta, poi regina di Spagna, come Isabel de Valois, perché viene tratteggiata come una it girl, disposta sia a sacrificarsi per la Francia, ma non troppo. E soprattutto c'è lei, Margherita, Margot. Monsieur Margot, come la chiamava Carlo IX, che è qui interpretata da Philippine Erlanger, o Everger, non lo so francamente come si pronuncia, che per una volta è bionda. Sì, nonostante l'idea che si ha di Margherita di Valois, interpretata da Isabelle Adjani nel film del 94, Margherita di Valois era bionda. I ritratti ce la mostrano bionda, in quanto i capelli neri portava una parrucca. Sì, all'epoca si usava portare queste parrucche che erano fatte o di crin di cavallo o di capelli veri, dipende dalla disponibilità economica. Quindi fanno bene a mostrarci la bionda e fanno bene anche a mostrarci il suo rapporto di odio, amore con i fratelli e con di assoluta dipendenza dalla madre. Sia lei che i fratelli vorrebbero, diciamo, fare le cose da soli in maniera autonoma, ma non sanno come, quindi finiscono sempre per gravitare attorno a Caterina. È un po' patetico, in effetti, come in effetti fu, ossia, voglio fare questo, voglio fare quest'altro, però mamma mi sta guardando, mamma mi approva, quello che ho fatto piacerà a mamma, insomma, sono andata avanti così per anni. Poi, ah, mamma vuole più bene a me, non vuole più bene a me, via dicendo. Sì, parte delle guerre civili in Francia sono fondate su questo motivetto, ossia mamma vuole più bene a me. Non critichiamo i papà, sono strani. Comunque diamo anche a lei questo rapporto e poi ne vediamo un altro che è stato fatto bene, ma che mi ha fatto molto tremare e molto indignare. E quindi passiamo adesso all'altra parte. Abbiamo parlato dei Borbone, dei Valois, di Elisabetta. E ora passiamo ai miei preferiti, che li ho tenuti per ultimi. I Guisa sono sempre loro, sempre più vestiti bene, sempre eleganti e sempre cattolici. Allora, non vediamo più il duca Claudio, pace l'anima sua, ma vediamo la sua formidabile moglie Antoinette di Borbone, principessa di Guisa, Francesco, e Carlo il cardinale. Allora, Carlo il cardinale, che è quello sempre più intrigante, che sa muovere bene le cose, è quello che si va a prendere a un certo punto da scrupoli di coscienza. Perché, come ce n'è detto, lui non voleva cardinalarsi, lui voleva fare altro, voleva, diciamo, la vita del primogenito, con le battaglie, gli intrighi, il matrimonio, questo voleva. Però
Dio propone, papà dispone, è stato fatto cardinale. E questa sua crisi di coscienza lo porta a interessarsi appunto alla dottrina professata dalla profetessa Edith, al punto da farsi battezzare. Sebbene sia quello che dà i consigli più politicamente impegnati a Enrico d'Angiosia, tu fai quello che devi fare, poi ricordati, prega, vieni a confessarti da me e io non lo dirò a nessuno. Insomma, divertiti come vuoi e devo saperlo solo io. Sì, perché anche il confessore di Enrico d'Angiosia, furbo. E in un certo senso è sbagliato, perché i dubbi che vengono sia a lui che al fratello Francesco non sarebbero mai venuti. I Guisa erano tenacemente e ferocemente cattolici, mai ebbero dei dubbi, mai un tentennamento o altro. Sempre ferocemente cattolici, negli anni Ottanta avrebbero fondato la cosiddetta Lega Cattolica, quindi vederli con i dubbi è un po' strano. Anche Francesco ha dei dubbi, se sono più di natura privata, che non diciamo religiosa rispetto al fratello. Infatti, viene rivelato in maniera molto subtle nel primo episodio che ogni tanto Francesco va, si avvela che ha vapore, se capite cosa intendo. E questa faccenda lo turba molto, mentre sua madre è molto più diretta sull'argomento, ossia fai quello che vuoi, ma non lasciare prove. Vediamo poi un suo lento e costante avvicinamento con Margot. Allora, Francesco di Guisa non potrebbe mai aver avuto un avvicinamento con Margherita di Valois per il semplice fatto che morì nel 1562, quando Margherita aveva appena 6 anni. Quindi un avvicinamento impossibile. Chi invece sarebbe molto avvicinato a Margot, anzi troppo avvicinato, sarebbe stato suo figlio Enrico di Guisa, detto lo sfregiato, e in seguito il re delle barricate, sì. Lui e Margot avrebbero avuto una storia e avrebbero parlato anche di sposarsi. Un progetto molto ben visto sia da Antonietta di Borbone che da sua nuora Anna d'Este, e assolutamente avversato dalla famiglia reale che non voleva dare troppo potere a Guisa. Quindi presumo che abbiano fatto la stessa cosa che hanno fatto con Condé, ossia hanno fuso Francesco con suo figlio Enrico. E vuol dire quindi che Francesco in una terza stagione ce lo teniamo fino alla fine. Potrebbe venire bene. Però non mi è piaciuto perché se diciamo dei Borbone e dei Valois è subentrata una nuova generazione, sarebbe stato opportuno che anche per i Guisa ne subentrasse una nuova. Ora, non dico di mostrare tutti i figli che Francesco ebbe da Anna d'Este, ma almeno Enrico di Guisa e Caterina di Montpensier, sì. Anche perché qui non lo vediamo sposato, ossia Francesco non fa mai una menzione di Anna, non accenna a lei, non parla di lei, quindi non possiamo nemmeno attaccarci all'appiglio di poter dire sì. Lui è sposato e quindi vuole rovinare Margot fingendo di essere innamorato di lei. No. La serie ci mostra Francesco seriamente innamorato di Margot, nonostante la differenza di età, e che vorrebbe anche sposarla, non solo, diciamo, per servire la propria causa e la propria casata, ma anche per sentimento genuino. Al punto che, spoiler, quando viene deciso il matrimonio tra Enrico e Margot, accetta senza pensarci 2 volte il piano di sua madre di rovinare Margot andandoci a letto e poi chiedendola a lui sposa quando Enrico non lavora più. Altro spoiler, non finisce bene, ma non come temevo, perché in real life, quando seppe la cosa, Carlo IX raggiunse la sorella, Enrico di Guisa era scappato dalla finestra, la sollevò dal letto e la riempì di schiaffoni, proprio la prese a schiaffi, a pugni, sembra che la lanciasse per la stanza e le lasciò un volto pestissimo, mentre Caterina, che li osservava, si limitò a ordinare alle cameriere di rimetterle in sesto. Qui no, li vediamo solamente che entra Carlo IX, caccia Francesco, dà una bella pizza in faccia alla sorella, che
forte, ma solamente una, e poi se ne va. Quindi manca quell'enfasi drammatica che si vede invece nel film franco-tedesco dedicato a Enrico IV, ma evidente il target, lo scopo e tutto non era drammatico, qui si tratta di ironia, satira, quindi bisogna tenersi su certi limiti. Quindi sì, hanno fuso padre e figlio, la nonna è giustamente ancora viva, caro il cardinale ha dei dubbi, ed è lui che officia il matrimonio. In questo è stato fuso con il cugino Carlo di Borbone, fratello di Antoine e Louis, che era stato fatto cardinale e che fu lui ad officiare il matrimonio tra il nipote Enrico di Navarra e Margot. Qui invece si pensa a Carlo di Guisa, il cardinale. È una mancanza di poco, però poteva essere interessante vedere che tra i Borbone protestanti, tutti vestiti di nero, c'era un altro fratello che era cardinale. Era anche una bella contrapposizione con Carlo il cardinale. Non lo so, sarà che hanno lo stesso nome, uno Carlo di Guisa, uno Carlo di Borbone, e li hanno fusi per questa cosa. Può funzionare? Non tanto. Una mancanza è stata non mostrare abbastanza Mary Stuart, che ricordiamolo era una Guisa per parte di madre. La vediamo nei primi due episodi, o meglio, secondo e terzo episodio, collegata a Elisabetta. Infatti siamo nel 72. Mary Stuart è già prigioniera dopo essere fuggita dalla Scozia e la vediamo come sempre, ossia titanica, altissima, testarda. Vediamo anche un incontro tra lei ed Elisabetta che non è mai avvenuto, ma ai film gli piace. Mi ricordo il film, quello Mary Stuart con Vanessa Redgrave, avviene. Quello del 2014 con la Camilla Rutherford, avviene. Quello del 2019 con la Saoirse Ronan e Margot Robbie, avviene. No, l'incontro non è mai avvenuto. Anche perché Elisabetta temeva il magnetismo e il carisma di Mary, quindi evitò sempre di incontrarla. Qui invece si incontrano. E vince Elisabetta, ma perché dopo 5 minuti che sta nella stessa stanza si dà. Quindi sì, funziona tutto. Abbiamo parlato di questi tutti i personaggi e dei temi e ne mancano due. No, non dico Montmorency che mi è piaciuto di meno e che è stato fuso con suo nipote Coligny. E infatti è la vittima eccellente di San Bartolomeo. Sebbene Anne de Montmorency fosse già morto da anni, qui fondendolo con il nipote abbiamo la possibilità di mostrarcelo un pochino più a lungo, il suo rapporto un po' travagliato con Caterina, anche quello con la religione. Spoiler, questo è interessante. Anche Coligny aveva due fratelli, ossia l'ammiraglio Dandelot e il cardinale Dandelot, sì, che poi si convertì lui effettivamente al protestantesimo, scappò in Inghilterra e, cosa strana, lasciò una moglie, una vedova, perché se il cardinale non si era mai scardinalato, aveva comunque contratto delle nozze, un po' illegali, per la legge cattolica ovviamente, ma era fuggito in Inghilterra, era protestante, aristocratico, lo poteva fare. Quindi c'è anche lui, che a parte questo è un personaggio che in questa stagione io ho odiato, e a me di solito Coligny piace, sebbene non sia solidale con lui, mi è sempre piaciuto come personaggio. E poi c'è Sandro, o meglio, Alessandro de Medici. Medici. Allora, Alessandro de Medici, detto Alessandro il Moro, perché di origini africane per parte di madre, figlio del Papa Clemente, ossia qui figlio di Tywin Lannister, e Caterina erano cresciuti insieme, come fratello e sorella. Lo credevano entrambi. Perché? Per non avere problemi al momento dell'ascesa al soglio papale, il Papa Clemente aveva chiesto a suo nipote Lorenzo, il padre di Caterina, di assumersi nella paternità. Quindi tutti e due, fino a una certa età, credettero questo. Poi dopo, quando venne fatto Duca di Firenze,
Sandro scoprì la verità. La prese come ne va a prenderla tanto. Tra un po' di morte, un altro che se lo filava appena, non è che cambiasse molto. Però Caterina lo sapeva, lo sapeva. Quindi sapeva che Sandro esisteva e che non era suo fratello, ma suo cugino. Bene, nella serie, durante un ritorno a Firenze che non avvenne mai, perché Caterina dalla Francia non si mosse, la vediamo conoscere Alessandro, che si presenta come Alessandro de' Medici, duca di Firenze. Alessandro de' Medici, come vi ricordo dal video che ho realizzato su di lui, morì nel 1536, ucciso dal cugino Lorenzino, poi detto Lorenzaccio, quindi no, nel 72 non era vivo, assolutamente. Inoltre qui sembra più giovane di Caterina, o meglio l'attore, che poi è il cantante Bashi, è più giovane di Samantha Morton, quando in realtà era lui il più grande. Mi sembra che Sandro fosse del 1509 o del 1511, Caterina sicuro del 19, quindi era più grande, però qui sembra più giovane. E li vediamo quindi interagire con un po' di sospetto e anche di amicizia, collaborazione. Lo vediamo poi in Francia, falsissimo, perché Sandro, oltre Viareggio, sopra Venezia e sotto Napoli, non andò mai, quindi è improbabile. E lo vediamo coinvolto nel progetto delle Tuilerie, intento alla nobile et onorata arte italiana di stornare fondi pubblici nelle casse private, un'antica e nobile arte che sia onorevolmente tramandata per secoli. Perché si sa, a noi italiani queste tradizioni piacciono assai. Quindi, chef kiss. Lo fece anche il vero Alessandro quando chiese del denaro per riparare le mura fiorentine. Poi quel denaro finì per la dote di Caterina in gran parte nelle sue tasche e le mura non videro mai un muratore, ma dettagli. Alla dote era comunque fatta molto bene. Questo è quello che conta. Quindi lo vediamo in Francia e vediamo anche questo suo come essere diverso, un outsider. È un outsider in Francia perché è un italiano ed è un outsider a Firenze perché è nero, è illegittimo. Quindi c'è questo suo senso di alterità che lo porta a spingere molto sul concetto di famiglia, volersi integrare nei Valois che sono la sua famiglia, cercare un contatto con Caterina e ad avere una tresca con Raima. Esatto, di nuovo Raima, è tornata, perché è la cosa più vicina, diciamo, alla sorella che può avere. Sì, un po' complicato, molto freudiano. Anche qui il personaggio di Raima è migliorato per certi aspetti, un po' statico, inutile personalmente come la vedo, ma ha funzionato. Passando ora all'ultimo personaggio, che è stato quello che più ho odiato, la profetessa Edith. Edith, amante. È vero amore di Montmorency, sopravvive a Vassy quasi per miracolo, meglio con un trucco, ed allora si convince che lei dovrà sollevare il partito protestante contro i corrotti papisti e instaurare una repubblica protestante, così in Svizzera. È una versione quindi genderizzata di Tudor Bézard, senza l'assetto militare. E è quella che più mette in crisi Caterina e Valois. Caterina, infatti, lo vediamo anche nella serie Real Life, non capì mai queste profondità di pensiero, questo fanatismo religioso. Si sembra strano che lei, parente di papi, cresciuta tra Firenze e Roma, quindi per gli stranieri cattolica, cattolicissima, fanatica, fanaticissima, era anche molto pragmatica. Materialista, razionalista, rinascimentale, ecco. Aveva già la mentalità rinascimentale che ci dice: va bene, se dobbiamo essere cattolici, siamo cattolici, se ci dicono di essere protestanti, siamo protestanti. Molto italiana in questo. Una mentalità che i francesi non hanno mai avuto, in questo sono rimasti un po' medievali, sono passati da quello
all'illuminismo quasi senza soluzione di continuità. E si vede. Quindi, mentre Edith, diciamo, incarna l'anima più reazionaria e fanatica della Francia, anche se protestante, Caterina è quella più progressista, e lo vediamo. Entrambe vestono in nero, una, come già detto, elegante, con le piume brillanti, l'altra nero, monacale, che sembra quasi una corazza. Anzi, in una scena Edith indossa una corazza, ma indossa solamente il busto, ma lo stile è quello. E il fatto che riesca a calamitare attorno a sé i Borbone è sintomatico. Certo, lei pensa di servirsi dei Borbone, i Borbone pensano di servirsi di lei, ma comunque alla fin fine ha calamitato la seconda famiglia più importante del regno è la famiglia reale di Navarra. Poi ovviamente finisce male con San Bartolomeo, ma è una cattiva, una vilain, che funziona apparentemente fuori dal coro perché è una serie ironica, dissacrante, colorata, è quella che c'entra meno, ma funziona proprio perché è questo elemento di disturbo che non so come gestire e che può accattivare in qualche modo, può piacere. Presumo che agli americani e agli inglesi sia piaciuta moltissimo questo personaggio. Io, in quanto italiana, l'ho trovata ingenua, stupida e molto, molto incosciente. Si poteva ottenere tutto quello che voleva con un pochino più di intrigo, con dei sotterfugi. I protestanti questo non lo capiranno mai. Comunque, diciamo che abbiamo parlato di tutti, è tornata per due puntate da Diane de Poitiers, interpretata sempre da Claude de Vigny Seigneur. Abiti sempre meravigliosi, con i cappelli, e vediamo anche come, diciamo, se è stato garantito a lei il permesso di poter fare ereditare le sue terre, i suoi palazzi alle sue figlie, questo è vero. Inoltre la vediamo ormai completamente esclusa dal gioco. Lei, che per anni lo aveva dominato, che aveva creduto e sperato che prima o poi Caterina avesse bisogno di lei, si trova messa da parte, isolata da ogni possibile fonte di potere, perché Guisa, di cui prima era alleata, ormai la schifano. Il che è vero, nonostante avesse le sue entrature, nessuno dei Guisa le chiese mai, diciamo, di tornare a corte, di ospitarla, anzi, la detestavano tutti. Sono cose che succedono. Quindi sì, funziona come serie. Gli abiti sono meravigliosi, ironici qualcuno, qualcuno un po' meno. Bisogna dire che quello che ne ha di migliori è Bill Maine, ossia l'attore che interpreta Carlo IX con tutte queste perle, tutti questi tessuti dorati che sono meravigliosi. Seguito poi dalla grande, diciamo, allure di Carlo il cardinale, Ray Pataki, ha sempre il rosso cardinale, tutto vestito esattamente come il fo, però c'è lui un fascino che funziona, che poi sarebbe il fascino Guisa, che è lo stesso che ha Reza Schaffieri, che interpreta Francesco, anche lui, è tutto in rosso, con tutte queste catene, tutti questi ori, però eleganti. E anche Stanley Morgan, come Angioa, ha degli abiti molto eleganti, raffinati, cioè sono più, non voglio dire femminili, ma ci siamo capiti, molto queer-coded. Inoltre, non so se fosse vero che fumasse oppio, ma era una voce che girava all'epoca. Quindi sì, funziona. Fa un ottimo bilanciamento tra cosa è accaduto davvero, cosa è stato, diciamo, propagandato, quindi malelingue, fake news, pettegolezzi, e cosa è stato adattato per la serie. Questa volta ha funzionato molto bene, tranne appunto quelle assenze di cui vi ho parlato. Personalmente ho definito che la terza stagione non si chiudesse tanto con la fine di San Bartolomeo, che comunque è una fine molto forte, ma che si chiudesse con un cliffhanger, ossia mentre i Guisa tentano di riconquistare la posizione, si vede che entrano dei soldati al Louvre, guidati da alcuni cavalieri. Uno di questi a un certo punto scende da cavallo, si toglie l'elmo
accanto a lui si posizionano due ragazze, una bionda stile bambolina e un'altra, come lui, è vestita all'amazzone. Il ragazzo sorride, sguaina la spada, guarda in alto dove si trovano Antonietta, Francesco e Carlo e si limita a dire: è ora di fare il lavoro del Signore. Ed è così che si presenta Enrico di Guisa. Era una buona idea, si poteva fare e non è stata fatta. Quindi o lo vedremo nella terza stagione o davvero l'hanno fuso con il padre. Speriamo di no. Per quel ruolo io ho pensato, visto che ormai è appurato che i Guisa sono tutti indiani, a Dev Patel, che comunque Period sta sempre bene, Karan Soni, che anche lui volendo il Period potrebbe stare bene, e Hasan Zaman, che di Period ormai ha fatto la vita, quindi sono più o meno tutti coetanei, le età sono le stesse della nuova generazione, si poteva fare. Tra l'altro questa serie ha pochissimi recasting, tranne per la nuova generazione per ovvi motivi. Le scenografie sono fatte bene, buone ricostruzioni, un po' fantasiose in alcuni punti, però fattibili. È un peccato che non abbiamo visto molto dell'Inghilterra. In quanto ai palazzi reali, hanno usato come base Chambord, il più classico, anche perché Amboise è un pochino più difficile da ricostruire. Mi chiedo quindi se mostreranno Blois per la terza stagione, se mai ci sarà. Le musiche funzionano, quindi sì, come serie è molto buona, ha le stesse premesse della prima stagione, le mantiene in alcuni momenti, le supera anche, i personaggi funzionano benissimo, le battute scorrono con una bellezza, i tanti sbaglioni storici, appunto Elisabetta in Inghilterra, Gianni in Francia, Francesco morto prima del tempo, Editto, niente Enrico di Guisa, Francesco, Carlo, Antonio e lui che sopravvivono a loro stessi, funzionano in qualche modo. Per una volta non c'è stata attenzione al servito rame tranne Raima, e questo è un grandissimo passo avanti. Avrei preferito che dimostrassero di più, ma abbiamo anche il famoso squadrone volante di Caterina, ossia il fatto che avesse insegnato alle sue damigelle d'onore a essere gentili con i vari aristocratici di corte che aveva bisogno di attirare a sé per i suoi scopi. Non era un servizio di prostituzione, quanto un servizio di escort. Funzionò benissimo perché queste ragazze che sapevano, diciamo, suonare, cantare, ballare, essere affascinanti, conquistò sempre tutti. Tra le loro conquiste ci sono anche Antonio di Borbone, che negli ultimi tempi convisse con una di queste ragazze dello squadrone volante che gli diede anche un figlio, praticamente aveva lasciato la moglie per questa ragazza, e anche Luigi di Condé, il quale si innamorò perdutamente di una di queste ragazze, poi la cognata gli fece balenare l'idea di sposare una ricca ereditiera, lui accettò, e l'amante, infuriata, gli fece recapitare il loro bambino in un bel cestino che gli mise proprio davanti alla porta. Eh sì, i tempi di Valois. Quindi si poteva fare di più, anche mostrare queste cose, però niente, non si fa. Peccato. Vero che sullo squadrone volante si è detto molto, però visto che qui si segue una linea a metà tra le voci, i pettegolezzi e quanto è realmente accaduto, se si poteva lavorare molto ma molto di più. Sebbene la loro scena più importante sia stata geniale, va detto, diciamolo. Quindi The Serpent Queen su Stars, prima e seconda stagione, la prima disponibile anche in italiano, la seconda forse. Ritengo che non ci sia altro da dire. Ah sì, la bibliografia per questo video, ovviamente. Allora, Benedetta Craveri, Amanti e Regine. Marcello Vannucci, Caterina e Maria, Regine di Francia, dove si parla anche di Alessandro, una biografia su di lui, ma in questo caso sarebbe stata sprecata. Poi, Marina Minelli,
regine e le principesse più malvagie della storia, dove si parla sia di Mary Stuart che di Caterina e del rapporto che ha avuto con il suo figlio, sia questa forte indipendenza, questa mancata attenzione alle loro necessità e il fatto che i ragazzi Valois non siano mai realmente maturati, non hanno mai superato l'infanzia e questa condizione di attaccamento patologico alla madre. E Caterina, che era italiana al 100%, quindi possessiva come madre, non si è mai curata di farlo, anzi ha fatto in modo di tenerli sempre con sé. Ha alimentato le rivalità privilegiando in maniera sfacciatissima Enrico Langeo, il suo preferito, fatto che fece soffrire Carlo IX, Francesco d'Alençon e Margot. E gli ultimi due montarono le ultime parti della guerra civile proprio per questo, non per motivi di religione, di politica o che altro, no, le montarono perché volevano che la madre si accorgesse di loro. E è un peccato quindi che abbiano ucciso Francesco, perché c'era una storia interessantissima da poter analizzare. E però si sa, i favoritismi fanno male, questo si è visto. Poi, Simone Berthier, Les Ânes Sanglantes, che è dedicata alle guerre di religione, ma anche alle donne della famiglia Valois, quindi Caterina, Elisabetta d'Asburgo, regina di Francia, che qui vediamo in due puntate, con pochissime battute, anche perché è passata alla storia come una regina assolutamente incolore, insipida e senza alcuna rilevanza, schiacciata dalla suocera Caterina e dalla cognata Margot, e che colmo delle sfighe non riuscì mai a dare un figlio maschio al marito, quindi nemmeno a dire che è stata la madre di un re, no, ha avuto solo una bambina, e quindi quando il marito è morto, è stata rimandata in Austria. Qui la vediamo con il diminutivo Sisi. Può essere molto interessante, si poteva fare un po' di più con lei, ma finalmente ne hanno parlato ed è tanto perché nel film del 94 la regina Margot, Elisabetta d'Asburgo, non compare, o meglio, compare, ma con un ruolo muto, tu devi sapere che è lei, altrimenti no, non la becchi proprio. Infine, André Castelot, regina Margot, ovviamente Jeanne Hourieux, Caterina de' Medici, un'italiana sul trono di Francia, Carol Erickson, Elisabetta I, per quanto riguarda, come già detto, la storyline elisabettiana, e anche i rapporti con Mary Stuart, perché no? E infine, Eliane Viennot, Margherita di Valois. Questo, come già detto altre volte, è il libro che ha contribuito più di tutti a debunkare la figura di Margot e eliminare, diciamo, le tracce più, non tanto scabrose, quanto quelle più note dalla storiografia e dalle voci, quindi molto imparziali, un po' apologetico, ma è ottimo. Quindi questo è tutto, direi. Non c'è altro. Speriamo in una terza stagione perché sarebbe molto interessante vedere il resto delle guerre civili, vedere il regno di Enrico d'Angiò, i rapporti tra Margot ed Enrico di Navarra, che per il momento abbiamo appena accennato, e appunto vedere i Guisa in azione, vedere se introdurranno Enrico di Guisa per poter avere la guerra dei tre ricchi, o se continueranno a tenerlo fuso con il padre, vedremo. Anche perché nei fatti di Blois a morire furono Enrico di Guisa e suo fratello il cardinale, quindi potrebbero tranquillamente fondere anche Carlo il cardinale con il nipote e poi farli fuori tutti e due, anche se Carlo il cardinale morì a seguito di una processione avvenuta il 26 dicembre ad Avignone sotto la neve. Lui aveva già 50 anni, quasi 60, non resse il freddo, non resse questa processione e pur partecipandoci
per motivi, diciamo, di protocollo, perché era suo dovere, mi mise a letto, 3 giorni dopo era morto. Quello che succede, la processione non ci sarebbe dovuta essere, ma come già detto, Enrico III era molto devoto, molto attento agli aspetti esteriori del cattolicesimo, quindi fece una grande processione, lui davanti come maestro di cerimonia, in mezzo ai suoi gentiluomini e cioè mignoni, cominciarono ad autoflagellarsi, davanti dietro di lui c'era appunto il cardinale, che salmodiava mezzo morto dal freddo, tornò tacchio. Pochi giorni dopo il nipote gli dovette fare il funerale. Che sarebbe scenograficamente una bella scena da vedere, tra l'altro, e che porterebbe in qualche modo Francesco a volere vendetta o introdurre Enrico. Lo dico sempre. Mi dispiace che a tal proposito ci toglieremo di torno Antonietta di Borbone, che è stato un grande personaggio. Sarà una scelta che ve la dico qui, quindi sentitevi liberi di saltarla. Antonietta e Antoine. Torniamo sul fatto che lui sia suo nipote. È stato orripilante a vedersi, quasi più orripilante di vedere Luigi di Conte ed Elisabetta. Sono quel tipo di coppie che uno non vuole vedere, non ci vuole pensare. Ma che lì ci hanno mostrato? Non so se sia stato un bene o un male, ma sono state tra le parti più cringe di tutta la serie. Che non ha mai parti cringe. Quindi questo è tutto, non c'è altro davvero e alla prossima. Arrivederci.